Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia. Amici ascoltatori, ben trovati, il saluto vi arriva in diretta da Luca Collodi. Oggi parliamo del Perù e in particolare andiamo in una regione del sud del Perù, nelle Ande. Ci spostiamo a 5.000 metri di altezza, dove si trova uno dei maggiori e più pericolosi carceri di massima sicurezza del Perù. Un carcere che è stato visitato da una missione italiana della Fondazione Santina più volte nei mesi scorsi ed è il carcere di Challapalca, 5.000 metri di altezza, dove si fa veramente fatica soltanto a respirare, soltanto a muoversi, e dove ci sono prigionieri cosiddetti pericolosi per quanto riguarda la società peruviana, uno dei tre carceri di massima sicurezza del paese. Per parlare di questo saluto subito Emanuele Berbenni, è un medico volontario della Fondazione Santina che tra l'altro ha curato anche un libro dedicato a un bambino peruviano di nome Santiago. Siamo in una regione, nella zona del carcere di Challapalca, che oltre al carcere di massima sicurezza presenta a livello sociale anche altri problemi, come ad esempio bambini che lavorano spesso sfruttati per le strade, sfruttati anche in miniera. Ma per cercare di conoscere meglio questa realtà della periferia peruviana e della periferia del mondo per quanto riguarda noi europei, saluto ancora il medico Emanuele Berbenni, ben trovato. Grazie, un saluto a lei e ai radioascoltatori. Berbenni, lei come Fondazione Santina non ha operato soltanto in Perù, ma dobbiamo ricordare anche il suo impegno proprio come sanitario in Africa. Questo sì, forse vale la pena di sottolineare. Sì, siamo stati in Kenya maggio dell'anno scorso, sì. E lì abbiamo un programma dove seguiamo i malati di AIDS. Stiamo facendo un lavoro di collaborazione tra l'ospedale di Malindi e l'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Dall'Africa all'altro continente, superiamo l'oceano, andiamo in Perù, perché voi più volte avete visitato la regione di Juliaca. Siamo nel sud del Perù, se non vado errato, Berbenni. Sì, sulle Ande. Juliaca è una città di oltre 300.000 abitanti a circa 4.000 metri di altezza, e qui nell'ultima missione, come l'ha chiamata lei, con Monsignor Ginami, il nostro presidente, e un collega, il dottor Passa Giacomo, sempre di Bergamo, mio collega, abbiamo realizzato due opere importanti. Una, quella che citava lei, al carcere di Challapalca, 5.050 metri di altezza, carcere di massima sicurezza, dove ci sono condizioni di vita di vera estrema possibilità per il freddo, l'altura e tutto il resto. Veramente abbiamo avuto grossi problemi respiratori anche noi, di insonnia, abbiamo patito tantissimo il freddo. Qui abbiamo realizzato il giorno di Natale un campetto di calcio per questo carcere, regalo, chiamiamolo così, molto apprezzato da tutti, in una situazione veramente che chiamarla periferia del mondo è un eufemismo, proprio un luogo dimenticato da tutti, insomma. Come Fondazione Santina, lei lo ha appena ricordato, avete realizzato un campo di calcio praticamente a 5.000 metri di altezza in questo carcere di massima sicurezza. E poi avete realizzato anche un asilo più in basso, credo a 3.500 metri di altezza, proprio a Juliaca, che è una sorta di capoluogo, diciamo, della zona. Sì, l'abbiamo realizzato in periferia di questa città, dicevo, una città di oltre 300.000 abitanti. Alla periferia ci sono queste zone povere, il Papa Francesco le chiama ville della miseria. Ecco, in una di queste ville, Villa San Roman, abbiamo contribuito a ristrutturare un asilo per i più piccolini. Bisogna capire che sono zone poverissime, dove per esempio i cani randagi entravano in questo asilo e potevano così mordere i bambini, oppure ci hanno anche raccontato la direttrice, purtroppo essendo
talora bambini neanche registrati all'anagrafe e vengono anche rapiti. Noi abbiamo realizzato questo muro di cinta che, tra l'altro, oltre a dare protezione ai bambini e agli operatori dell'asilo, dà anche un senso così di appartenenza, perché qui purtroppo sono zone dove non ci sono regole e arrivano queste persone cosiddette invasori e si appropriano anche indebitamente di parti dei terreni. Per cui abbiamo dato un senso di compiutezza a questo asilo, oltre che a garantire protezione ai piccoli. Ecco, abbiamo qualche difficoltà nel collegamento con Berbenny, non so se mi sta ascoltando Berbenny. Sì, è andata via la linea. Ora è tornata, la sentiamo molto bene. Noi siamo collegati con Bergamo, comunque, questo lo sì, diciamo. Sì. Lei svolge la sua attività professionale di medico proprio a Bergamo. Ecco, stavo dicendo che l'asilo, ecco, non so a che punto è andata via la linea, abbiamo ristrutturato questo muro di cinta che, oltre a dare protezione a questi piccolini e gli operatori che lavorano nell'asilo, ha dato anche un senso così di compiutezza all'opera, perché sono zone veramente povere dove arriva gente che, cosiddetti invasori, si appropriano anche di terreni di non a loro proprietà, e per cui questa è un'opera molto gradita. Tra l'altro i bambini si sentono più sicuri, anche perché purtroppo sono zone dove ci sono cani randagi e vengono anche magari lesionati da questi animali, e purtroppo, come ci raccontava la direttrice dell'asilo, talora bambini non registrati all'anagrafe vengono anche rapiti. Berbenny, lei ci testimonia come Fondazione Santina in questa vostra missione due realtà di questa zona del sud del Perù, sulle Ande. Da un lato questo carcere di massima sicurezza, dove voi avete conosciuto in particolare una persona, Kelvin, condannato per omicidio, sì. E l'altra realtà è quella dello sfruttamento dei bambini. Qui c'è l'altro problema, quello dello sfruttamento dei bambini, ne parleremo tra l'altro tra poco. Dobbiamo ricordare che tutte queste vostre missioni sono costellate poi da delle testimonianze, da dei racconti in piccoli libretti editi dalla casa editrice Velar Marna, che raccolgono delle testimonianze, potremmo dire, di misericordia rispetto a quella che è la realtà che voi andate a conoscere e andate anche a far conoscere. Ad esempio, questa trasmissione è un modo anche per conoscere non solo quella che è l'attività della Fondazione Santina, attività di carità, ma soprattutto a conoscere le periferie del mondo, come in questo caso il sud del Perù. Importanti sono le opere realizzate, ma ancora di più sono le persone che incontriamo. Ecco, questa nuova collana editoriale edita, appunto, come diceva lei, da Velar Marna, che è una casa editrice qui a Gola, in provincia di Bergamo, è intitolata Volti di Speranza. Adesso uscirà il quarto volumetto, proprio dedicato a un bambino del Perù che abbiamo incontrato, uno di questi 1.600.000 bambini che purtroppo in Perù vengono sfruttati, per non dire schiavizzati. Il primo volumetto riguarda Azar, che è una ragazza dell'Iraq, dove la prefazione è stata fatta da Cremonese, una ragazza purtroppo schiavizzata dall'ISIS. Poi si è fatto un secondo volumetto su Cardi. Ecco, Berbenny, abbiamo una qualche difficoltà nell'ascoltarla, perché la linea non è stabile, però se lei si ferma magari in una posizione riusciamo a collegarci e a chiudere il nostro collegamento. Quindi parlavamo di questa collana di tre libri, la prima dedicata ad Azar, questa ragazza che è scappata dall'ISIS, mi sembra di aver capito, schiavizzata da questi terroristi, con l'introduzione al libro di Lorenzo Cremonesi del Corriere della Sera. Questo è stato il primo volumetto. Il secondo, dedicato a Gabi del Messico, dove anche qui il problema dell'infanzia travolta da una violenza inaudita. Monsignor Dinami ci dice che non c'è posto che abbia visitato peggiore in quanto a violenza del Messico. Il terzo volumetto è su Kelvin, questo carcerato del Perù che abbiamo incontrato di nuovo a Chalapalca, ed adesso è in uscita l'ultimo volumetto su Santiago, questo bambino che abbiamo conosciuto ai margini di una strada dove vendeva dei piccoli spiedini, bambino che lavorava 12 ore per guadagnare poco più di 2 euro in un giorno, volumetto dove c'è una bellissima prefazione del Cardinal Simoni
e del vescovo di Puno, Monsignor Jorge Pedro Carrón. Ricordiamo che Gabi, la ragazza messicana, ha una introduzione della collega di Avvenire Lucia Capuzzi. Abbiamo già ricordato Azar con l'introduzione di Cremonesi e poi lei ha ricordato il cardinale Simoni per l'introduzione alla storia di questo ragazzino che lavora per strada, che vende e mantiene la famiglia vendendo... Sono degli spiedini di carne, insomma, ecco, degli spiedini che 12 ore gli fruttano 10 soles, 8-10 soles che equivalgono a 2,40 euro dei nostri, per essere precisi. Insomma. Berbeni, rimanga collegato con noi da Bergamo, perché ci trasferiamo in Perù, ci colleghiamo in diretta con Iuliaca, dove saluto padre José Luis Quimper, un francescano, direttore del Collegio San Román, proprio di Iuliaca. Padre, grazie per essere sulla Radio Vaticana. Grazie, e ringrazio questo collegamento per... sapere questa realtà che Monsignore Luigi Ginami ci ha visitato qui e ha visto tutte queste cose, soprattutto tra i bambini che lavorano, perché loro sono coloro che lavorano per dare i soldi al loro padre, o perché loro devono lavorare perché sono approfittati, per dire così, dei loro adulti, no? Che vogliono che loro, prima di studiare, prima di vivere una vita più di bambino, fanno una vita di adulto, lavorando, soffrendo e tutte queste cose, no? Lei ci anticipa quella che è la storia, la leggeremo poi in questo libro che uscirà per la Velar di Santiago. Padre Quimper, è una zona questa anche ricca di miniere, se non vado errato. Ci sono bambini che lavorano in miniera? Senz'altro, ci sono bambini che lavorano, ma i loro soldi loro non prendono, ma prendono il loro padre, prendono gli adulti che approfittano, no? Di fare lavorare questi bambini, e questi bambini non hanno anche una vita più lunga, perché lavorano dentro la miniera o lavorano una situazione molto difficile. Padre Quimper, cosa fa un bambino? Cosa può fare un bambino in miniera? Cercano di pulire, no? la roca o la pietra, no? dell'oro, l'argento, così, che ci sono cose, ma più piccole, non dentro soccavoni, diciamo, ma più piccole fuori, e hanno il lavoro di fuori, no? Non lavorano dentro le gallerie della miniera, ma lavorano fuori dalla miniera. Sì. E questo non è proprio per i bambini, no? Che sono propriamente approfittato degli adulti, no? Gli adulti, le famiglie mandano i bambini a lavorare per la povertà, o anche i loro padri hanno del vizio, no? Dell'alcol, di tante altre cose, perché loro possano prendere questi soldi che i figli o i bambini lavorano, no? Nel giorno. Padre Quimper, voi avete, lei è il direttore, anche un collegio, il Collegio di San Román. Che cosa fate nel collegio? Riuscite a responsabilizzare le famiglie, gli adulti, a non sfruttare i bambini? Senz'altro, noi nel nostro collegio, dopo di insegnare le diverse aree, no? Sul conoscimento, abbiamo il senso e anche la responsabilità di insegnare i valori cristiani, della carità, dell'amore, della solidarietà, della relazione umana, del valore che è la vita, e tutto questo illuminato dal Vangelo, no? I loro giovani
prendono questa insegnanza perché alle volte loro possano parlare tra di loro e avere un cambiamento nella società nostra, a Giuliaca. Grazie a padre José Luis Quimper, francescano di Juliaca, grazie per questa testimonianza che ci arriva dal sud del Perù, dalle montagne delle Ande. Padre, buon anno a lei e a tutta la sua comunità francescana. Grazie, tante grazie a lei, e Dio vi benedica e pace bene a tutti. Possiamo chiudere questo collegamento con il sud del Perù. Berbeni, lei è sempre in collegamento da Bergamo. Una testimonianza importante questa di padre Quimper, che ci dà l'idea, lei ha visto coi suoi occhi questa realtà, di una grande difficoltà di vita per i bambini in questa zona. Intanto mi permetta di salutare padre Joselo, perché ci ha accompagnato in questo viaggio proprio come un fratello maggiore. Vi ha accompagnato poi su al carcere, tra l'altro, sì, di Cialaparca. Nonostante fosse, perché là è iniziata l'estate, un periodo per lui di grandi impegni, perché aveva la chiusura, dirige un collegio di 1400 studenti, per cui un grazie di cuore, è stato un piacere di sentirlo. Sì, con lui abbiamo visitato queste immagini di queste di questa città, di queste periferie, le strade dove purtroppo si incontrano questi bambini sfruttati dagli adulti. Sì, sì, l'abbiamo vissuto in prima persona. E lì avete incontrato questo bambino Santiago, di cui parlavamo e di cui la Fondazione Santina sta realizzando anche un volume per raccontare la sua storia, per sensibilizzare anche chi legge al rispetto dei bambini. Sì, un bambino incontrato per puro caso ai margini di una strada dove vendeva questi spiedini, lavorando 12 ore al giorno per portare a casa pochi euro. Bambini sfruttati che purtroppo non hanno la fortuna di poter accedere a una scuola come quella di padre Joselo, e sfruttati dai propri genitori per portare a casa pochi spiccioli. Berbeni, voi tornerete, immagino, prossimamente in questa zona del Perù, come in altre zone che la Fondazione Santina sta curando da un punto di vista di servizio, di carità, di aiuto nell'Africa, ma anche in America Latina. Voi conoscete realtà di emarginazione che magari noi non riusciamo nemmeno a immaginarci rispetto a quella che è la vita europea, anche se magari vissuta nella povertà. La realtà istituzionale, la realtà civile può riuscire in queste periferie a risolvere questi problemi, o c'è proprio un'assenza totale delle norme che possono in qualche modo ordinare una società? Ma guardi, abbiamo fatto un incontro interessantissimo con Monsignor Carron, che è il vescovo di Pugno, che è la diocesi a cui appartiene Juliaca. Che dovevamo avere in collegamento, ma che non riusciamo purtroppo a metterci in contatto. Ecco, il quale purtroppo è stato un po' così, ci ha dato qualche segno di rassegnazione, nel senso che purtroppo sono periferie proprio dell'umanità. Solo la Chiesa è presente in queste sì, realtà, sia da un punto di vista spirituale che da un punto di vista, mi permetta questo termine, tra virgolette, politico. Purtroppo sì, ci ha dato proprio questa dimostrazione di come sono periferie del mondo, abbandonate. Per dire un'idea, lei dice la Chiesa, ma questa è una diocesi di 1 milione di abitanti, e il Monsignor Carrona ha a disposizione 14 sacerdoti. Io penso alla diocesi di Bergamo, che ha 1 milione di abitanti, con 800 sacerdoti. Questo per dire un'idea che anche la Chiesa può far ben poco. Per fortuna sono molto sviluppate queste confraternite di frati francescani che danno una mano in questo lavoro, non solo di pastorale, ma di misericordia, di opere di misericordia nei confronti di questa gente che sono proprio gli ultimi del mondo. Berbeni, io la saluto e la ringrazio. Mi permetta, Collodi, prima di chiudere, di ricordare ai radioascoltatori che questa collana sono libretti che si leggono in 2-3 ore, adatti anche ai ragazzi più giovani, e al costo di 5 euro, e ci permetteranno di fare altre opere. Per esempio, l'asilo va finito, perché dobbiamo fare adesso, il prossimo obiettivo è quello di fare le fognature.
Grazie a lei, Berbeni. Questi libretti sono editi dalla Velar Marna di Bergamo e questi soldi sono utilizzati dalla Fondazione Santina, di cui Monsignor Ginami è il presidente, proprio per opere di carità in giro per il mondo, laddove la Fondazione opera. Ecco, questo era un po' il senso anche della nostra trasmissione e anche il senso di conoscere realtà che hanno bisogno di aiuto, sia umano ma soprattutto anche spesso materiale, Berbeni. La ringrazio tantissimo e saluto i radioascoltatori. Grazie Emanuele Berbeni, medico di Bergamo, volontario della Fondazione Santina. Noi finiamo qua questa trasmissione. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.